La Vigor Senigallia strapazza 5-1 il Fano nel derby del Bianchelli al termine di un match che ha visto i rossoblu condurre sin dall'inizio nel punteggio, ma dopo aver chiuso la prima frazione sul doppio vantaggio e sciupato occasioni in serie e in apertura di ripresa per mettere al sicuro il risultato, ha invece consentito ai Granata di accorciare le distanze tenendo aperta la sfida fino alle battute finali, quando la doppietta dell'ex Broso permetteva di chiudere i conti. Dopo una stagione passata ogni domenica a fare i conti con le assenze, per questa sfida il tecnico di casa Clementi è costretto a fare a meno del solo squalificato Magi Galluzzi, mentre Manoni, rispetto alla bella prova con il campo basso, decide di sostituire diverse pedine in mezzo al campo, con Gonzales che torna titolare per ispirare la manovra granata. Dirige Marinoni di Lodi. La Vigor parte con determinazione e personalità, imponendo subito il suo ritmo alla sfida e dopo 4 minuti è già in vantaggio. Cross di Gambini dal vertice destro dell'area sul secondo palo, dove duellano Mancini e Ballello. Il pallone resta nella disponibilità di Cheriota, che senza pensarci calcia forte. Guerrieri ribatte di piede, ma Pesaresi è il più lesto di tutti a raccogliere e infilare in girata la porta ospite per l'1-0. Subito sotto, come 7 giorni fa, l'Alma cerca di prendere le misure a una Vigor che ha approcciato meglio la partita, ma dopo aver corso un grosso rischio con un pallone perso al nono davanti alla propria area, con i rossoblù che non riescono ad approfittarne, superato il quarto d'ora arriva il raddoppio. Al 16° Pesaresi imbuca bene per Cheriota che dal fondo mette in mezzo, la difesa granata ribatte corto e dal limite Capezzani firma col destro il gol dell'ex infilando ancora Guerrieri per il 2-0. La Vigor a questo punto prova ad amministrare con l'Alma che ci mette parecchio a riorganizzarsi e solo nel finale dei tempi i ragazzi di Manoni riescono a rendersi davvero pericolosi. Al 38° un bello schema a calcio d'angolo permette a Pier Federici di incunearsi a destra in area di rigore per cercare la conclusione. Da posizione defilata Gambini si immola e manda ancora in corner. Sul successivo tiro alla bandierina Gonzales pesca la testa di Urbinati che però non inquadra la porta. La Vigor capisce che non è il momento di abbassare la guardia e rialza il baricentro chiudendo la prima frazione in avanti. Dopo l'intervallo i ragazzi di Clementi partono subito all'assalto della porta ospite collezionando 4 occasioni in 5 minuti. Prima che Riota si vede murato in corner dalla schiena dei Mancini il suo sinistro. Sul successivo tiro alla bandierina è sempre il 7 di casa a pennellare per Pesaresi che incorna a colpo sicuro ma Allegrucci allontana sulla linea. Al 2° è Ballello a sciupare un'ottima occasione in contropiede, mentre al 5° Beo, dopo una bella percussione dalla sinistra, alza troppo la mira dai 20 metri. Il 3-0 sembra nell'aria e invece arriva inaspettato il 2-1. Al 7° Koulibaly va via di forza a sinistra e dal fondo mette in mezzo. Pier Federici è puntuale a correggere alle spalle di Roberto accorciando le distanze. La rete dell'Alma accende gli animi in campo con la scintilla che scocca al 9° dopo una serie di contrasti duri sulla tre quarti ospite con Marinoni che ha il suo da fare per riportare la calma tra gli uomini in campo. Si lotta con grinta su ogni pallone in ogni zona del campo con l'Alma che a questo punto crede nel pareggio ma a ristabilire le distanze arriva al 18° il rigore assegnato da Marinoni ai rossoblù che punisce l'intervento di Mancini in area su Pesaresi scatenando le proteste vibranti dei Granata. Il capitano rossoblù non si lascia distrarre e dagli 11 metri spiazza Guerrieri per il 3-1. L'Alma non si dà per vinta e prova ancora a riaprire la sfida, ma stavolta la Vigor non si concede distrazioni e anzi punge più volte di rimessa trovando a 5 minuti dalla fine il quarto gol con Broso, che raccoglie al limite la respinta dei Guerrieri sul tiro di Cheriota firmando il 4-1 che chiude i conti. 2 minuti dopo lo stesso ex capitano dell'Alma punisce ancora i suoi ex compagni centrando la doppietta personale che fissa il risultato finale sul 5-1. Il risultato manda in visibilio il pubblico di casa e riporta la squadra al 5° posto in classifica mentre i Granata escono battuti con un punteggio pesante, soprattutto per il morale con il Fano che resta al 3° posto in classifica e per il quale questo punto diventa decisivo il prossimo derby con l'Atletico Ascoli. Presidente Guida, una sconfitta pesante qui alla Bianchelli anche se il Fano fino a qualche minuto alla fine era rimasto in partita. Assolutamente sì, io devo chiedere scusa ai nostri tifosi che ringrazio di essere venuti e aver partecipato numerosi a questo evento. C'è solamente da chiedere scusa, da farsi tutti un bagno di umiltà, da ripartire dagli errori commessi in questa partita, ma più che altro nella testa. Un bel gruppo, i ragazzi, per l'amor di Dio, però c'è da chiedere scusa solo a questi tifosi che sono venuti. Si può perdere sul campo, ma l'umiliazione è diversa. Quindi bagno di umiltà per tutti, ci si pensa a salvare. Quindi le parole stanno a zero. Soprattutto pesanti probabilmente le due reti incassate all'inizio che hanno messo la partita in un quarto d'ora sul 2-0 per la Vigor.
Io sono abituato a non scendere mai nelle, e giudicare mai le scelte tecniche, perché ci sono persone che vengono pagate, quello è il loro mestiere. Il mio è semplicemente quello di guardare i risultati, chiedere scusa a una città intera e a dei tifosi. Diciamo che la partita dall'approccio è stata sicuramente sbagliata. Diciamo che abbiamo approcciato come speri di poterlo fare, è ovvio che non sempre ci riesci, però siamo partiti molto, molto concentrati e anche da un punto di vista tecnico molto efficaci. L'1-2 iniziale sicuramente ha indirizzato la partita in una buona maniera per noi, ma come hai detto bene, a un certo punto per metà del secondo tempo abbiamo lasciato un po' troppo giocare il Fano, ci siamo abbassati un po' troppo e sappiamo quanto possono essere pericolosi alcuni giocatori se li porti vicino all'area, e quindi questa cosa qui non mi è particolarmente piaciuta. Abbiamo iniziato il secondo tempo forse molto meglio del primo, abbiamo in una decina di minuti abbiamo avuto 4 palle gol clamorose e al termine di quella del quarto pallone che dovevamo far gol abbiamo subito quel gol. Poteva anche cambiare l'inerzia della gara, ma penso che in quel momento lì abbiamo visto la miglior vigor possibile, con grande raziocinio abbiamo ripreso a giocare, con grande più che determinazione, con grande lucidità abbiamo continuato a fare quello che ci viene meglio e poi ne abbiamo preso i frutti. Ovvio, la vittoria è molto, molto importante, molto rumorosa se volete come risultato. Faccio i complimenti sinceri per l'onore delle armi ai nostri avversari, perché comunque è stata una battaglia per tanti minuti bella, vera, vibrante in mezzo al campo e la dedica, come avevo sperato di farlo ieri, la dedica più grande è ovviamente ai nostri tifosi e a questo meraviglioso pubblico che ci segue ovunque, e come ho detto ieri c'è qualcuno che ci segue tutti gli allenamenti dal primo giorno dell'anno.